Ciao a tutti ragazzi, costruito Jax Murray e benvenuti in questo nuovo video. Ci siamo tornati qua su Clash Royale ancora una volta da soli, perché oggi vi voglio proporre un contenuto che non ho mai fatto. Intanto abbassiamo come al solito questo cazzo di audio, ogni volta mi si sparano le orecchie, non capisco bene, scopazzo e non capisco bene i volumi. Perché oggi mi è apparso nello shop questa cosa qui e io ero molto tentato, perché ho detto: è lì che mi chiama, è lì che mi chiama. Ma non posso spendere questi soldi. Però è lì che mi chiama. No, non posso spendere, non posso spendere, non posso spendere. Ma 5 euro! E quindi ho speso 5 euro, ragazzi. Spero mi facciano fare tante views, perché comunque 5 euro sono un sacco di soldi. Per comprare questo baule leggendario. Siccome scadrà tra 2 ore e 5 minuti, io ho deciso di registrarlo adesso. Ma in questo video, quindi lo registrerò probabilmente domani, il continuo di questo video, vedrete anche l'apertura del mio baule del clan. Cioè, eccolo qui, finirà tra 8 ore. Intanto sono 2831 trofei, perché ero a un po' di più. Se non sbaglio ho anche battuto il mio record di cosa personale. 2916, sempre più vicino all'area leggendaria, ma mai arrivati. Tra l'altro una gemma potrei spenderla anche per aprire questo e mi faccio anche spazio. Non si sa mai che trovo la leggendaria e faccio double leggendaria. Quindi ragazzi, proviamo insieme a vedere cosa si celerà in questo baule leggendario, sperando ovviamente di trovare una leggendaria sicuro, ma sperando ovviamente di trovare lo stregone di cazzo. Non lo abbiamo. Proviamoci ragazzi. Porca troia. Ok ragazzi, come promesso, eccoci qua. Il giorno successivo ho cambiato anche maglietta, così sembra che mi lavo. Ieri abbiamo trovato il mastino, ci aspettavamo di trovare qualcosa di più cicciotto, qualcosa di più che desse un po' più di soddisfazione. Niente, mastino, vabbè. Oggi ragazzi però siamo qua anche e soprattutto per aprire il baule del clan, che non ho mai aperto in un video e quindi ci sta tantissimo aprirlo. E vorrei riuscire a trovare 9 su 10. Dovrei ricevere tipo la madonna di carte. Vediamo insieme. 1400 di oro. Goblin. Ah, partiamo male ragazzi. Qua mi sa che non si trova una sega. Niente, troppe rare, troppe rare. Qua mi dovrebbero uscire ora tutti. Niente, 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 niente. Ci abbiamo provato anche oggi. Specchio! La epica che mi devo uscire lo specchio. Ma che schifo ragazzi. Niente, ci abbiamo provato. Ma come si fa ragazzi? Cioè spiegatemi voi come cazzo fanno gli altri youtuber a trovare così tante leggendarie. Io in una free chest non ho mai trovato un cazzo. Proveremo a fare 3 partite ragazzi. Non è semplice, perché già sto mazzo sto imparando a usarlo, però è veramente veramente complicato arrivato a questo livello. Partiamo con la nostra solita lapide. Lui glielo toglierei molto volentieri con la palla infuocata. Mi sono... Che pezzo di merda. E vabbè, tanto tu dovrai girare da qualche parte prima o poi. Te ne vai da qua. La torre in fe... Cioè, fai schifo. Non sei un pezzo di merda. Rettifico. Ragazzi, vedete che schifo quando è... Madonna santa. Madonna santa. Come gliela levo ora questo pezzo di merda? Glielo devo levare con un'altra cosa, con un'altra lapide, figlio mio. Te le chiami tutte queste carte? Mi sono reso conto, ragazzi, che non ha senso, non ha tantissimo senso. Non è che non ha mai senso, è sempre dipende dai casi, ma non ha tantissimo senso far partire il mastino se prima non c'ho la mongolfiera pronta, perché l'unica combo che mi può far arrivare sotto torre è incularlo a sangue. Quindi, adesso che abbiamo il mazzo un po' più caricotto, lui dovrebbe lanciarmi... Ti levo un po' così. Porca miseria, non l'ho levato. Questo è un gran problema. Questo è un gran problema. Non abbiamo risolto una sega. Quindi piuttosto che lanciargli la mongolfiera a morire, poverina, facciamo rigirare il mazzo, riarriviamo a quella combo e cerchiamo di piazzargli qualcosa di difficile. Proviamo. Porca di quella troia. E ora? E ora niente, ragazzi. Si va di questo. Si va di questo per spaccare il più possibile. Come gliela levo questa? Con mega sgherro necessariamente. E adesso speriamo che riesco a caricare in fretta la mongolfiera. Vai che può partire la mia combo. Ok, la mia combo può partire. Adesso devo cercare di lanciargli. Ottimo, 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 ottimo. Questo glielo spaccherei così abbastanza bene. Purtroppo non ci è arrivata la mia mongolfiera in torre, però non male per niente. Questa cosa, questi te li zappo. Sì, che te li zappo, caro mio. Così non mi arrivi in torre. Quasi vai in overtime 100%. No, cazzo, quanto ho aspettato. Miseriaccia. Miseriaccia. Ok. Nel frattempo. Boom. Ok, che cazzo, 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 ragazzi. No, se l'ha vinta.
L'ha vinta, non ci credo. Madonna santa, l'ha vinta. Dobbiamo cercare di superare le 2900 coppe. Ce la possiamo fare. Siamo partiti male perché comunque non è che può essere sempre America, ragazzi, che le vinciamo tutte. Sono contento perché molti mi hanno detto che sono meno scarso di quello che si aspettavano. Però in realtà, raga, è che questo mazzo è veramente worth. Anche se soffro un sacco i barbari scelti. Madonna, veramente, i barbari scelti, che schifo. Io a te che cazzo ti metto? Che ne so io cosa devo metterti. Ti metto la mongolfiera. Lui cerco di levartelo così. Qua ti metto anche la lapide. Così nel frattempo ti do un po' di botte. Qua, raga, per forza. E col golem non si scherza. Lui mi ha... scherza col golem, però tu sei un figlio di puttana, perché adesso mi arrivi lo stesso in torre. Minchia, è finita. Minchia, è finita, raga. Quella torre è persa, cioè è persa al 100%. Minchia, che schifo i barbari scelti, raga. Che schifo di carta, veramente. Allora, non è del tutto persa, perché comunque quella è 863. Mamma mia, però i barbari scelti, ragazzi, che schifo di carta. Quanto cazzo la odio. Probabilmente in un prossimo episodio delle combo di merda odiate la uso. Che cazzo devo fare? Non andare lì, cazzo. Non andare lì. Guarda che non serve niente. Guarda, io l'ho presa così. Mamma mia, vai così. Io la sfera infuocata te la lancio e questo qui lo levo. Così faccio girare anche il mio mazzo. Il mega sgarro te lo faccio partire da qui, che perché probabilmente adesso mi cali l'universo mondo. E proviamo a fare la rush, ragazzi. Dobbiamo provare a togliergli. Ah, pezzo di merda, lo sapevo. Meno male, figlio di puttana. Meno male che te l'ho messa questa. Pensa tu se non te l'avessi messa, che cosa avresti fatto. Adesso ti metto anche la mongolfiera. Guarda tu, pensa un po'. Orda. Ottimissima questa mossa. Ottimissima. Guarda quanto me... minchia quanto me li sta allontanando. Minchia quanto me li sta allontanando. E ora se ne va in centrale quello. Me li voleva splittare fin dall'inizio. Tu vuoi che io vada nella centrale? Ma guarda che ti possa attaccare anche dalla centrale, figlio mio. Non è che mi spavento. Anzi, mi viene quasi più comodo, visto che c'ha la metà della vita. Ok, il mago te l'ho tolto. Ti piazzo la mongola. Ok, adesso non ce l'è più la scarica. Oh, benissimo. No, non andare lì, cazzo. Non andare lì. Oddio. Guarda che... E andiamo così. Diciamo anche un bel grazie. Che culo, raga. E cerchiamo di raggiungere i 2900 trofei con questa terza partita. Livello 10. Non ce la faremo mai, però non è detto. Livelli 10, ragazzi, non è sempre detto. Però purtroppo, raga, per salire di livello devo giocare come un pazzo. Io sto iniziando a giocare relativamente da poco, quindi che vedevo di... Allora, gli sgherri li facciamo partire. Lui mi sta piazzando quel cazzo di gigante. Ora però, per quanto è lento, probabilmente il mio gigante... Esatto. Mannaggia a te, pezzo di merda. Ce la facciamo a levarglielo prima che mi arrivi in torre. Abbastanza. Mega sgherro subito per levare tutto. Puliamo in questo caso, puliamo. Un po' di danni dovrei riuscire a farglieli. Non piazzo nulla perché non ha senso. Non gli ho fatto un cazzo di danno. Non gli ho fatto niente, però ci siamo difesi alla grande. Avevamo un mazzo girato veramente una merda. Non ha senso mettere la lapide adesso. Me la butta giù prima del dovuto. E non c'ha proprio senso. Adesso già ha un po' più di senso. Il moschettiere te lo leverei così. Ok, te l'ho levato. Non so se ce la faccio a buttarglielo giù solamente con questi. Io direi che ce la faccio ampiamente. E possiamo far partire la nostra combo. Deve caricare in fretta. Cazzo, devo fare partire da più dietro. Però se sono fortunato ce la faccio. Non ce la posso fare perché devo lanciare anche il mega sgherro. Mamma mia, che nervoso. Non riusciamo a bucare, raga. Non riusciamo a bucare una cazzo di niente. Vediamo in overtime perché non è detto, Minchia, stavo piazzando la mongolfiera. Overtime ci piace, ragazzi. Lanciamo il mega sgherro. Lanciamo il mastino pure. Palletta di fuoco. Pim! E lui è quasi tolto. Benissimo. E partiamo con la nostra combo. Io addirittura accenderei così. Così loro si targettano quello davanti. E questo mi dà molta più velocità. Minchia la tronco, che pezzo di merda. È una bella partita, molto combattuta, raga. Tutte e due non ne vogliamo sapere di perdere. Quindi pensa un po'. Questa anche un po' esagerata, quest'orda. Però onestamente io non me li farei togliere. Ce la fai a levarmelo prima che mi arrivi in torre quel cazzo di moschettiere di merda? Sì, non mi ha dato nemmeno un colpo. Proviamo a lanciargli tutto quello che abbiamo. Palla di fuoco. Ce la facciamo, dai. Buona!
Buona, 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 vai, boom, butta giù. Butta giù, butta giù, butta giù, butta giù, butta giù. E butta giù un po'. Maronna, che partita combattuta, cazzo. Dai, butta. Sì, non male. Non male, non male, non male, devo frizzare, devo frizzare, devo frizzare. Dai, ce la posso fare, ragazzi. Ce la posso fare, ce la posso fare. Spacca, 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 spacca. Sfera infuocata, sfera infuocata, sfera infuocata. Dai, 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 dai. Dai. Sì, sì, sì. E raggiungiamo le 2900 coppe. Mamma mia, 2918 se non sbaglio è il record. No, 2921 è il record. L'abbiamo vinta con cervello questa. Devo dire la verità, mi faccio... mi stringo le mani da solo. Ragazzi, che dire, questo video può finire qua. Io spero che vi sia piaciuto e soprattutto che vi stiano piacendo questi video dove provo a scalare fino alla leggendaria. Non è per niente semplice perché non sono un esperto, sono di livello basso, le carte basse. Però ovviamente datemi i vostri consigli qua sotto nei commenti perché è importantissimo per me, soprattutto se già voi giocate da un po' più tempo di me. Quindi io vi ringrazio, lasciate un bel mi piace, arriviamo a 15.000 mi piace. E ci vediamo al prossimo video. Woo! Illuminati Crew.